Poi Posso fare anche la classe, mi sento tutto il pilota. Senti, io avevo una domanda che parte da una considerazione, cioè noi viviamo in una società che è strettamente, per ovvi motivi, legata alla Chiesa e al matrimonio in senso tradizionale, anche a livello etimologico del termine, quindi un matrimonio che comunque prevede una filiazione e tutto quello che segue questo concetto. Quindi è un concetto che parte anche, è molto dilatato nel tempo. Quello, associare gli omosessuali al matrimonio, credo per una larga parte della popolazione, può sembrare strano, non per una paura nei confronti dell'omosessuale, ma quanto in rapporto anche a un'eventuale possibilità di filiazione, perché i metodi ovviamente ci sono. Quindi io mi chiedo, non sarebbe più utile al fine poi di riconoscere determinati diritti a delle coppie, anche omosessuali ovviamente, anzi omosessuali, una battaglia progressiva e quindi evitare di andare a toccare direttamente la Costituzione che comunque è stata scritta, dove lei ha parlato anche di interpretazione, no? Allora io mi chiedo, l'interpretazione va valutata anche su quello che poi è la volontà del legislatore. E come ha detto lei, in quegli anni non era presa in considerazione l'ipotesi di un matrimonio stipulato tra omosessuali, mentre oggi, a distanza di anni, è una considerazione legittima da fare. Allora io mi chiedo, proprio perché è un fenomeno dilatato nel tempo, piuttosto che cercare una rivoluzione a partire dalla Costituzione, non sarebbe più utile partire da piccole conquiste a livello legislativo? Perché è questo diciamo, il punto della mia domanda, non so se mi sono spiegato bene. Sarebbe più utile una progressività, anche per, come ha detto lei prima, un discorso intergenerazionale, e quindi si possono fare delle conquiste nel tempo, cioè chiedendo poco alla volta, ma non poco in senso tecnico, ma facendo delle piccole conquiste man mano poi raggiungere un diritto, invece che richiedere direttamente una rivoluzione la quale implicherebbe comunque delle conseguenze, perché comunque riconoscere all'articolo 29 un'altra interpretazione vorrebbe dire un'ovvia modificazione di interpretazione dell'intero ordinamento, credo io. Francamente, per rispondere a questa domanda mi verrebbe da farle tante domande. La prima della quale è continuare a utilizzare il termine utilità. Mi chiedo utilità per chi? Perché se io mi metto dalla parte delle persone omosessuali, proprio penso a me stesso e dico: ma perché io devo aspettare 40 anni per contrarre matrimonio? Se il mio progetto di vita non è diverso dal progetto di vita di mio fratello che sta con una donna o di mia sorella che sta con un uomo. Utile alla società? Però a questo punto, se di strategico. questi movimenti, sì, nel senso se Strategico. chiedo una Ok, allora rivoluzione la si seconda domanda aspetta che le 40 faccio. anni. Ok, allora la seconda domanda è: siccome io ho detto che dalla fine degli anni 80 a oggi sono stati tentativi di riconoscere aspetti piccoli di tutele fino al Ma mai con la 2010. convinzione che potrebbe esserci oggi, No, il problema è che la cosa a livello parlamentare non cambia minimamente, questo è il punto. Perché la sentenza della Corte Costituzionale, che per Costituzione venne inviata ai presidenti della Camera e del Senato, non ha sortito nessun tipo di dibattito politico. L'unico, Bersani ha detto che lui è sicuramente contrario al matrimonio tra persone dello stesso sesso. Quindi, cioè, siamo tranquilli sul fatto che il segretario del PD è contrario. Il punto è interpretazione originalista, volontà del legislatore. Le rispondo telegraficamente dicendo che l'articolo 12 delle preleggi, che è la norma che governa e la tecnica interpretativa delle norme nel nostro ordinamento, prevede come primo criterio quello letterale e soltanto subordinatamente a questo la mens legis, cioè l'intenzione del legislatore.
Dal punto di vista poi della Costituzione, l'interpretazione letterale è molto importante, perché la Costituzione, come tutte le norme, ma quella in particolare, è pensata per durare nel tempo e per rispondere alle esigenze di una società che cambia. Allora io non mi posso, di fronte a un'esigenza nuova che a livello mondiale è scaturita soltanto alla fine degli anni Ottanta, mettermi nell'ottica del legislatore del 1947. È una petizio principi che depotenzia la Carta Costituzionale, e se lo faccio una volta, il punto è questo, che se io disconosco il diritto fondamentale una volta per gli omosessuali, creo un precedente che è molto pericoloso, e a quel punto, se l'interpretazione originalista lo devo fare, la devo fare in questo caso, poi la devo fare sempre. Ma allora anche per esempio nella nozione di sesso ci faccio rientrare il genere, e quindi per esempio la tutela del transessualismo, tanto per dire, e così via, potrei fare tanti esempi. Ora il problema è che il significato di una parola non può essere, come dire, cristallizzato una volta per tutti. Ma ammettiamo, voglio concederle per un momento, che questa parola matrimonio debba essere, come dire, storicamente vincolata alla sua etimologia originaria. Per il principio di eguaglianza, allora io voglio che la parola matrimonio scompaia e che facciamo un istituto che si chiama completamente in un altro modo, per rispettare il principio di uguaglianza. Cioè il punto è, a me non me ne frega niente se lo chiamiamo Giuseppina o matrimonio, ok? A me quello che mi interessa è che delle persone non abbiano, non subiscano uno stigma sociale, perché loro sono considerate altro rispetto a chi ha la dignità di accedere all'istituto matrimoniale. Per cui io non ne faccio una questione, come dire, nominalistica. La rivoluzione dell'interpretazione attraverso la Costituzione. Al metà degli anni 50 negli Stati Uniti c'era la segregazione razziale. La maggior parte della società americana era conservatrice e voleva che ci fosse la segregazione razziale. C'era un presidente degli Stati Uniti che voleva la segregazione razziale. C'è stata una sentenza alla Corte Suprema degli Stati Uniti, il cui presidente era un giudice che si chiamava Warren, che ha detto: la segregazione razziale è contraria alla Costituzione, come io oggi, a metà degli anni 50 del 1900, la interpreto. Ancorché quella Costituzione sia stata scritta alla fine del 1700, c'è stata una rivoluzione positiva nella società. Ringraziare tutti per essere intervenuti questa sera, un ringraziamento speciale al gruppo Meetup di Udine, che senza di loro non avremmo potuto essere qui stasera. Buona serata a tutti.